arrivati ieri a definire quali sono le caratteristiche che deve avere a livello fisico il nostro esecutore elettronico, informatico, per poter svolgere i suoi compiti. E abbiamo visto che il processore centrale esegue in maniera continua un ciclo nel quale preleva l'istruzione dalla memoria, quindi se la porta nei suoi registri interni, attraverso una rete di decodifica analizza questi bit e capisce qual è l'operazione che deve essere fatta, dopodiché torna in memoria a prelevare i dati che sono contenuti negli operandi, torna in memoria se l'operando rappresenta una variabile, quindi contiene l'indirizzo di memoria dove trova il dato, oppure prendo direttamente dalla memoria il valore se questo è un operando, si dice, di tipo immediato, cioè rappresenta direttamente una costante numerica. Questo corrisponde al fatto che noi nelle espressioni algebriche possiamo scrivere x più 5 o possiamo scrivere x più y. Nel primo caso abbiamo due variabili, cioè due operandi che rappresentano l'indirizzo di memoria dove si trova il dato. Allora in questo caso il processore deve fare due giri in memoria, perché va in memoria, prende l'operando, ma questo operando rappresenta l'indirizzo dove si trova il dato, mette questo indirizzo sul bus indirizzi, torna di nuovo in memoria e prende il dato. Cioè fa due volte accesso in memoria. Quando l'operando invece è di tipo immediato, cioè una costante numerica, vado in memoria, prendo questo numeretto e lo uso direttamente per fare le operazioni. Più in là vedremo che esiste addirittura una terza modalità, che si chiama di indirizzamento indiretto, nel quale l'operando rappresenta l'indirizzo di memoria dove trovo l'indirizzo del dato. Quindi in questo caso io giro in memoria tre volte per recuperare l'informazione che mi serve. Questa cosa vi può sembrare una cosa paradossale, inutile. In realtà poi vi farò vedere invece questa cosa ci torna molto utile in tantissimi casi. Ma per ora è troppo presto per valutarla. Quindi prendiamo le cose più semplici. Nelle espressioni algebriche usate i letterali e usate le costanti. Questo corrisponde a un operando di tipo diretto, cioè ho l'indirizzo di memoria dove c'è il dato, o un operando di tipo immediato, cioè l'operando è già la costante numerica che devo usare per fare le operazioni. Dopo aver preparato l'operando, se devo fare una somma faccio una somma, se devo fare una memorizzazione faccio una memorizzazione e così via. E ci siamo chiesti, ma alla fine il processore centrale, che sembra un sistema così complesso, quali sono le operazioni elementari che fa? Abbiamo visto che, in maniera del tutto sorprendente, questo processore sostanzialmente fa due cose: sposta i dati da un registro all'altro attraverso il bus interno, se sono registri all'interno del chip del processore, o attraverso il bus esterno, se sono dati che si trovano per esempio in memoria centrale, e oltre a fare questa operazione di spostamenti, di fatto fa solo operazioni di tipo logico-matematico. Quindi se togliete i calcoli che uno può fare con una calcolatrice da tavola, quello che fa in più in processore è spostare in maniera molto veloce i dati da un registro all'altro. E ieri ci siamo chiesti, ma con un processore che a livello fisico fa solo queste operazioni così elementari, io riesco a risolvere tutti i problemi che poi in realtà voglio affrontare mediante un calcolatore? Cioè questo modello di von Neumann che io vi ho illustrato, vi ho proposto in questa forma, processore centrale, bus, memoria eccetera, veramente ci riesce a garantire di poter eseguire tutti i compiti che noi vogliamo fare con un calcolatore? Allora, un primo risultato teorico ve l'ho già illustrato nelle lezioni precedenti, dove di fatto abbiamo visto che è stato dimostrato che
mediante un modello che si chiama macchina di Turing, che è un sistema molto semplice, che c'è una testina di lettura e un nastro dove c'è un programma scritto in un linguaggio estremamente semplice, io posso risolvere qualunque problema, ammetta una soluzione algoritmica. Cioè, se per un problema esiste un algoritmo risolutivo, allora io questo algoritmo lo posso realizzare mediante il modello della macchina di Turing. È stata già data a livello teorico l'equivalenza tra il modello di von Neumann e la macchina di Turing, e quindi possiamo dire che se un problema ammette soluzione, cioè è un problema, si dice, Turing compatibile, cioè esiste una macchina di Turing che mi permette di realizzare, di risolvere quel problema, allora il modello di von Neumann è capace anche lui realizzare la soluzione per quel problema. Quindi un primo dato teorico ce l'abbiamo. In letteratura c'è un secondo dato teorico molto, molto importante, che è quello che caratterizza le proprietà che deve avere un linguaggio per poter realizzare un algoritmo. Ragazzi, perché faccio questa distinzione? Il modello di von Neumann è un'architettura hardware che ci spiega il funzionamento di questo sistema. Però il punto è, da un lato esiste, noi sappiamo che il modello di von Neumann è compatibile con la macchina di Turing, quindi noi sappiamo che se un problema ammette soluzione, esiste certamente un algoritmo che io posso realizzare con il modello di von Neumann che mi risolve quel problema. Esiste, ma qual è? Allora, voi sapete che da una parte, da un punto di vista teorico, ci interessa capire se certi problemi ammettono soluzione. Ma una volta che abbiamo stabilito che questa soluzione l'ammettono, poi ci chiediamo, e mo come la realizzo? Per attuare un algoritmo ci vuole un linguaggio. Allora ci chiediamo, ma questo sistema di calcolo, il modello di von Neumann, di quale linguaggio è dotato? Con questo linguaggio io riesco facilmente ad esprimere la soluzione algoritmica di un problema? E qua impattiamo su una definizione un po' più complicata, che è quella di algoritmo. Abbiamo già visto nelle lezioni scorse che cos'è un algoritmo. Un algoritmo è una sequenza di passi finita che ci deve portare alla risoluzione di un problema. Però noi possiamo esprimere algoritmi in vari modi diversi. Se io dovessi esprimere, per esempio, l'algoritmo per risolvere un'equazione di secondo grado, come lo formulerei? Chiederei all'utente: mi dai i coefficienti dell'equazione? Utente, mi dai i coefficienti, io sono un operatore umano, me li segno su carta. L'operatore elettronico se li segna in memoria, cioè definirà delle variabili destinate a contenere i valori di questi coefficienti. Quindi la prima operazione che faccio è: mi dai i coefficienti, poi mi calcolo il discriminante, cioè faccio un'operazione logico-matematica. Scrivo delta uguale la radice quadrata di B2 meno 4 per A per C. Ho calcolato il discriminante. A questo punto mi faccio una domanda: se il discriminante è maggiore o uguale di 0, allora io posso dire le radici di questa equazione esistono nel campo reale, altrimenti se non voglio andare nel campo complesso dico semplicemente mi fermo nel campo reale, non esistono soluzioni per queste equazioni. Quindi vedete come faccio a esprimere questa cosa? Io dico, se chiamato D il discriminante, se D è maggiore o uguale di 0, allora esiste una soluzione. Altrimenti la soluzione non esiste. Vedete, prima ho usato quello che si chiama un costrutto sequenza. Che vuol dire costrutto sequenza? Che faccio delle operazioni in un ordine temporale preciso. Chiedo all'utente di darmi il valore dei coefficienti. Poi calcolo il discriminante. Queste operazioni non possono avvenire in un ordine qualsiasi, perché prima di calcolare il discriminante devo aver chiesto all'utente di darmi i coefficienti.
Sequenza vuol dire che il mio esecutore esegue queste operazioni nell'ordine in cui compaiono nel programma che sto scrivendo. Questo si chiama costrutto sequenza. Poi c'è un costrutto che si chiama selettivo. Una volta che ho calcolato il discriminante con un'operazione di calcolo e assegnazione, io mi chiedo: se è maggiore di 0, allora fai questo, altrimenti fai quest'altro. Questo si chiama un costrutto di tipo selettivo. Che vuol dire? Vuol dire che io nell'eseguire la sequenza delle operazioni chiedo all'utente di darmi coefficienti, calcolo il discriminante, dopodiché mi faccio una domanda: di è maggiore o uguale di 0? Se la risposta è sì, fai certe cose. Se la risposta è no, fai altre cose. Allora, vedete, quando ci troviamo in presenza di un costrutto selettivo, il mio flusso di svolgimento del programma può prendere due strade, a seconda che la condizione è vera o la condizione è falsa. Se la condizione è falsa, allora io faccio certe cose. Per esempio, calcolo le radici nel campo complesso e avrò due soluzioni complesse coniugate. Se invece la condizione è vera, calcolo le soluzioni nel campo reale. Dopodiché il controllo ritorna a questo stesso punto e stampo i risultati. Quindi vedete, ci sono delle operazioni che vengono fatte in sequenza, delle operazioni che vengono fatte oppure no, a seconda che una condizione risulta vera o falsa. Questo è quello che si chiama un costrutto selettivo. In italiano, come ho detto, se D è maggiore o uguale di 0, allora fai questo, altrimenti fai quest'altro. Nei linguaggi di programmazione si usa tipicamente la lingua inglese. Nel costrutto C++ troverete if D è maggiore di 0, allora c'è un blocco che mi dice fai queste operazioni. Per indicare un blocco nel C++ usiamo le parentesi, graffa aperta, parentesi, graffa chiuse. Questo è un simbolo grafico, non ce ne frega nulla. Concettualmente devo solo identificare qual è l'insieme di operazioni che faccio se la condizione è vera. Else, in inglese else vuol dire altrimenti, else, metto un altro blocco, parentesi, graffa aperta, parentesi, graffa chiusa, e indico le operazioni che faccio nel caso alternativo. Dopodiché si continua in sequenza. Allora, vedete, come in italiano dico se è vero allora fai questo, altrimenti fai quest'altro, uso la lingua inglese perché è quella universalmente adottata e scrivo la mia istruzione. Questo si chiama un costrutto selettivo. Sono gli unici casi nei quali di algoritmo nei quali io uso questa forma. Mi spiego meglio. Usando il costrutto sequenza o usando il costrutto selettivo posso includere tutti i casi possibili. Mi viene in mente che io potrei aver bisogno di fare delle operazioni ripetute più volte. Avete studiato per esempio la ricerca degli z di una funzione con il metodo del dimezzamento. Come funziona questa cosa? Allora, se ci mettiamo in un intervallo nel quale la funzione sia continua, sappiamo che in quell'intervallo c'è un solo 0, allora che facciamo? Prendiamo questo intervallo e ci mettiamo nel punto medio e andiamo a studiare il segno della funzione negli estremi e nel punto medio. Se chiaramente se c'è un solo 0, in un metà intervallo avremo due valori maggiori di 0, nell'altro avremo un valore negativo e un valore positivo. Prendiamo questo intervallo, lo dimezziamo e andiamo avanti. Quante volte facciamo questa operazione? Se mi rispondete così, vi direi potreste continuare tutta la vita a fare questo, perché se il mio 0 si trova in un punto dell'asse x che è un valore irrazionale,
voi dimezzate, dimezzate, quello è un numero decimale, illimitato, non periodico, addio. Tra mille anni starete ancora a dividere intervallini sempre più piccoli. La risposta è: mi accontento di approssimare lo zero alla terza cifra decimale, alla decima cifra decimale, quello che volete voi. Ma arriva un punto che dite: beh, mo il valore della funzione che ho ottenuto è 0,00. Mi sta bene questa approssimazione, mi fermo. Se sono fortunato che invece lo zero lo becco su un valore o intero, un valore decimale finito, è finito, altrimenti potrei andare avanti così. Quindi, in questo caso, se io dovessi risolvere questo problema, che cosa direi? Come lo formuleresti in termini algoritmici? Formulare la soluzione in termini algoritmici significa dare la sequenza di operazioni che, quale che sia la funzione, quale che sia l'intervallo, va sempre bene. Devo poter tenere in conto di tutti i casi. Allora, nel formulare l'algoritmo, uno potrebbe dire: ripeti questa sequenza di operazioni, cioè dividi a metà l'intervallo, vatti a studiare il segno della funzione e seleziona l'intervallo nel quale hai un valore negativo e un valore positivo, ripeti finché il valore della funzione f nel punto medio dell'intervallo è maggiore di 10 a meno 3, un valore delta. Allora capite, se io devo risolvere questo problema, lo posso risolvere con un linguaggio che assumo costrutti sequenze e costrutti selettivi? Se io vi dessi un linguaggio L nel quale potete dire solo fai operazioni, l'ordine delle operazioni che voi fate, e al più avete una frase del tipo: se la condizione è vera fai questo, altrimenti fai quest'altro. Con un linguaggio che abbia solo questi due costrutti, siete capaci di formulare la soluzione di un problema come questo che è approssimato? Cioè, ripeti questa operazione fin quando il valore della funzione è maggiore di 10 a meno 3. Lo possiamo risolvere con un linguaggio che c'è solo questo costrutto? Ragazzi, la risposta è no. Perché se io ho solo questo, vuol dire che io giro qua e vado avanti, o giro da quest'altra parte, ma non ho nessuna forma linguistica che mi faccia ripetere le operazioni più e più volte. Qui avrei bisogno di un linguaggio che mi dice questo. Fai tutte queste operazioni, dividi l'intervallo a metà, eccetera, eccetera, calcola il valore della funzione f nel punto medio dell'intervallo. Poi mi dico: il valore della f è maggiore del delta che per me rappresenta la precisione con la quale voglio calcolare lo zero. Se è minore o uguale, dico ok, ho trovato lo zero. Se questo non è vero, allora io devo tornare qui dentro e devo ripetere le operazioni. Questa è una nuova espressione del linguaggio per il quale, vedete, il flusso del programma va così. Poi arrivo qua e giro, arrivo qua e giro, arrivo qua e giro. E quante volte lo faccio? Fin quando, dimezzando, 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 non ho trovato un valore della funzione che è minore della precisione che io mi sono dato. Allora questo ciclo termina e vado fuori. Questa figura di programmazione si chiama ciclo. Allora, è chiaro che nei linguaggi io posso immaginare altre forme linguistiche ancora più complesse, però qualcuno per noi ci ha dimostrato che se un linguaggio di programmazione è dotato di costrutto sequenza, di un costrutto selettivo come quello che abbiamo visto prima e di un costrutto ciclico tipo questo, bene, io con questo linguaggio posso implementare un qualunque algoritmo, cioè posso realizzare la soluzione di un problema purché per questo problema esista un algoritmo risolutivo.
Allora ragazzi, vorrei essere preciso sui termini, perché questo poi ci servirà in tutto il corso. Un problema ammette soluzione. Se un problema ammette soluzione, allora l'algoritmo è la sequenza di passi che mi risolve quel problema. Ragazzi, l'algoritmo è univoco, ne esiste uno solo? In generale no. Io posso avere più algoritmi che mi risolvono quel problema, cioè più sequenze di operazioni diverse che arrivano alla risoluzione di quel problema. Quando passo a esprimere l'algoritmo in un linguaggio, a seconda del linguaggio posso avere un numero diverso di operazioni elementari contenute espresse in quel linguaggio. Quando abbiamo visto il problema del taglio della lasta di marmo, avete visto che se il mio esecutore è capace di calcolare il massimo comune divisore, nel linguaggio metto una semplice istruzione: calcola il massimo comune divisore. Se il mio esecutore non lo sa fare, allora io devo esprimere in maniera più semplice quell'operazione elementare. Quindi un linguaggio ha delle sue azioni elementari e poi ha dei costrutti. Il fatto che la caratteristica che un qualunque linguaggio deve avere è quella di avere costrutti sequenza, costrutti selettivi e costrutti ciclici, fa sì che, quale che sia il linguaggio che voi usiate, Java, MATLAB, il C++, il Fortran, quello che vi viene in mente, il linguaggio Pascal, in tutti questi linguaggi, quale che sia la forma espressiva, la sintassi che usano, troverete sempre costrutti sequenza, costrutti selettivi e costrutti ciclici, perché questo è il minimo sindacale per poter risolvere quel problema. Allora, questi tre costrutti sono la caratteristica di qualunque linguaggio di programmazione. Ragazzi, se noi impariamo in questo corso ad utilizzare questi costrutti, poi nella vita che vi servirà dovete usare MATLAB, allora vado semplicemente in MATLAB a vedere come si scrivono queste cose. Devo usare Java? Vado semplicemente in Java a vedere come si scrivono queste cose. Ma abbiamo capito quali sono gli elementi fondamentali di un linguaggio. Quindi, una volta che avremo imparato a esprimere la soluzione di problemi in termini algoritmici e avremo capito le caratteristiche che deve avere un qualunque linguaggio, poi si tratta di imparare una sintassi. Certo, se io devo parlare inglese, ci sta poco da fare. Devo imparare qual è la grammatica, le regole della grammatica inglese, perché altrimenti parlo male e dall'altra parte se parlo con un interlocutore umano inglese è quello mi può fare la faccia storta, ma bene o male se capisce quello che ho detto lui mi risponde, perché è un essere umano, capisce che quella frase è sgrammaticata, però se ha capito il senso mi risponde lo stesso. Ragazzi, non ci sperate con lui. Se non gli dite esattamente quello che il linguaggio nella sua grammatica precisa, lui è inintelligente, quindi dice non ho capito, si ferma e non fa più nulla. Quindi mentre con un interlocutore umano abbiamo la speranza che pure se abbiamo parlato male in inglese lui ci capisca lo stesso, con l'interlocutore elettronico non c'è speranza. Vi mettete a compilare il programma, se avete sbagliato pure un punto e virgola, girate 100 volte e quello vi dirà syntax error, e avanti non ci va. Anche se avete sbagliato una cosa banale come un punto e virgola. Quindi i linguaggi di programmazione sono per loro natura formali. Se avete sbagliato una virgola, quello vi risponde è tutto sbagliato, non ho capito, e vi blocca la fase di generazione del codice. Allora, abbiamo visto che, tornando adesso al livello del nostro esecutore, ci chiediamo, ma con questa architettura del modello di von Neumann che ho visto, che vi ho illustrato, ma io come faccio a realizzare una roba di questo tipo? Come faccio a realizzare un costrutto selettivo? Beh, questo si realizza a livello di linguaggio macchina, mediante dei particolari costrutti, sempre però espressi nella forma codice operativo operando, perché non è che in linguaggio macchina dico se è vero questo allora fai quest'altro. In linguaggio macchina la forma è
codice operativo, uno o due operandi. Queste. Allora vi domando, partiamo con la forma più semplice. In linguaggio macchina, come realizzo il costrutto sequenza? Per quello che vi ho detto nelle lezioni scorse, vi viene in mente come faccio a realizzare il costrutto sequenza? Costrutto sequenza significa che le operazioni vengono eseguite una di seguito all'altra nell'ordine in cui compaiono nel programma. Per quello che avete visto nel modello di von Neumann, come faccio a realizzare il costrutto sequenza? Fate un minimo, ricordatevi il ciclo del processore. Come faccio a vedere qual è la prossima istruzione da eseguire? L'indirizzo di questa istruzione si trova nel program counter. Quando sto eseguendo l'istruzione iesima, il program counter si autoincrementa per eseguire l'istruzione i più 1. Poi si autoincrementa per eseguire l'istruzione i più 2. Poiché il mio processore esegue le istruzioni prendendole dalla memoria e l'indirizzo di queste istruzioni è contenuto nel program counter, lui eseguirà sempre le istruzioni una di seguito all'altra nell'ordine in cui compaiono nel programma. Quindi il program counter e il fatto che il ciclo del processore sia fatto esattamente in questo modo fa sì che il nostro esecutore per definizione esegue le istruzioni che stanno scritte nel programma una di seguito all'altra nell'ordine in cui compaiono. Quindi l'architettura del modello di von Neumann già ci dà per definizione il costrutto sequenza. Ma noi abbiamo anche il costrutto selettivo. Allora, se io in un linguaggio ad alto livello dico se A è maggiore di B, allora fai tutte queste operazioni, altrimenti fai tutte queste altre operazioni. Beh, questa roba come la realizzo in linguaggio macchina? Allora, in linguaggio macchina, per fare questa cosa, che io scrivo in una frase bella semplice così, devo fare un sacco di operazioni. Perché? Perché per il linguaggio macchina abbiamo detto che il nostro processore fa operazioni aritmetiche e sposta i dati dai registri. Allora, poiché l'unità aritmetico-logica è in grado di fare non solo le quattro operazioni, ma è in grado anche di fare confronti tra numeri e dirmi se un confronto ha dato un risultato piuttosto che un altro. In particolare, nel registro del nostro, nel chip del processore, c'è un registro particolare che si chiama un registro di flag, dove io mi segno se l'ultima operazione che ha fatto la mia unità aritmetico-logica ha dato un risultato positivo, negativo o nullo. C'è un flag che tipicamente si chiama positive e un flag che tipicamente si chiama z0. Potrei anche metterci un terzo flag negative, però questo è inutile. Perché secondo voi è inutile? Supponete che io vi dico fammi un'operazione con questa macchinetta da tavola e poi mi devi rispondere a queste tre domande. L'operazione che hai fatto ti ha dato un risultato uguale a 0? Sì o no? L'operazione che hai fatto ti ha dato un risultato positivo? Sì o no? L'operazione che hai fatto ti ha dato un risultato negativo? Sì o no? Questa informazione, sì o no, di che tipo è? Si dice binaria, cioè è vero o è falso? Allora, se io devo memorizzare un'informazione che ha due valori, vero o falso, di quanti bit ho bisogno? Ragazzi, mi dovreste rispondere in coro.
se devo memorizzare i valori da 0 a 7, di quanti bit ho bisogno? 3, perché 2 al cubo fa 8. Se devo memorizzare due valori, vero o falso, 0 o 1, mi basta un bit. Quindi, per memorizzare questa informazione, mi basta un bit. Se è 0, il risultato ha dato un valore positivo. Se è 1, ha dato un valore negativo. Faccio questa codifica. Codifico vero con lo 0, falso con l'1. Potrei fare anche il contrario, è una codifica. Allora, perché non me ne servono 3? Perché se una cosa è non positiva, cioè se una cosa è positiva, certamente non è 0 e non è negativa. Se è non positiva, può essere o uguale a 0 o negativa. Ma se il bit z è uguale a 1 e mi dice ho avuto un valore 0, allora certamente è non negativa. Quindi con 2 bit io realizzo questa operazione. Allora, inventiamoci una convenzione. Quando il flag positive vale 1, ho avuto un valore, per esempio, positivo. Quando il flag positive è uguale a 0, vuol dire che il valore è non positivo. Non è che è negativo nullo, è non positivo. Quando il flag z ha un valore 1, vuol dire che il risultato è 0. Quando ha un valore 0, vuol dire che il risultato è non nullo. Allora, questi due bit da soli mi caratterizzano tutti i casi possibili. Se un valore è positivo, come avrò i due bit? Sarà 1, 0. Se un valore è uguale a 0, sarà 0, 1. Se un valore è negativo, sarà 0, 0. Può mai esserci 1, 1? No. Quindi questa è una configurazione inammissibile. Quindi con questi due bit io ho caratterizzato tutto quello che può succedere. Allora, come la faccio in linguaggio macchina questa roba? Devo fare un'operazione come questa. Allora, vediamo se riuscite, se riusciamo insieme a scrivere la sequenza logica di operazioni che dovrebbe fare il mio processore. Per prima cosa mi prendo il valore di A dalla memoria. Che codice macchina è? Abbiamo detto un codice di load. Il codice di load dice codice operativo load, operando il dato che devo prendere. Va in memoria l'indirizzo di questo dato, prendi questo valore e mettilo nell'accumulatore, che è un registro interno al processore. Quindi ho fatto un'operazione che si chiama load A. Dopodiché faccio un'altra operazione che io chiamo subtract b, cioè va in memoria all'indirizzo della variabile b, prendi questo valore e fai l'operazione a meno b. Cioè, una volta che hai preso questi due dati e li hai dati in pasto alla tua macchinetta, alla tavola, fai l'operazione a meno b. Mi seguite? Quindi con questo primo codice operativo vado in memoria all'indirizzo della variabile a e prendo il valore. Supponete che in memoria nella variabile A c'ho il valore 7, nella variabile B c'ho il valore, nella variabile B c'ho il valore 10. Allora, con questo codice macchina io dico al mio esecutore: guarda, va in memoria, quindi quando io faccio il ciclo del processore, prendi questa istruzione, capisco che è un codice di load, prendo il byte successivo, questo è l'indirizzo dell'operando, metti l'indirizzo su vasti indirizzi, torna in memoria, prendi il valore della variabile A e mettitela in un registro interno del processore. Ora il processore si è caricato all'interno il valore 7. Quando fa l'operazione subtract B, vado in memoria, prendo questo codice, capisco che è una sottrazione, vado in memoria, prendo l'indirizzo e l'operando, lo rimetto nel vasti indirizzi, torno in memoria e mi prendo il valore della variabile B, 10. Me lo porto all'interno del processore. Adesso all'interno del processore, nei suoi registri interni, ho questi due numeri, li do alla macchinetta, alla tavola, all'unità aritmetico logica e gli dico fammi 7 meno 10. Viene un valore negativo. Il valore negativo rimane scritto nel registro dell'unità aritmetico logica, però poiché si è verificato un valore negativo, che succede?
E questi due flag come saranno? Saranno 0,0. Allora, il risultato di questa operazione mi rimane scritto nei flag di macchina. Allora, mo che devo fare? Se A è maggiore di B, dovevo eseguire questo blocco di istruzioni. Ma se non è vero che A è maggiore di B, io dovevo di fatto saltare questo blocco di istruzioni e cominciare a eseguire questo. Allora i progettisti si sono inventati un particolare codice operativo che si chiama un codice di jump, dove l'operando di questo codice operativo mi dice l'indirizzo dove devo saltare se una certa condizione è vera. Allora sono stati definiti due tipi di salti: salti condizionati e salti incondizionati. Un salto condizionato è: se la condizione che ti dico è vera, salta dove salti all'indirizzo che c'è nel campo operando. Poi c'è un altro tipo di salto che invece mi dice salta comunque, indipendentemente da ogni condizione, salta e dove salti all'indirizzo che ti ho scritto nel campo operando. Allora, se io voglio realizzare questa roba in linguaggio macchina, che devo fare? Poiché ho detto che devo saltare, che devo eseguire questa roba se A è maggiore di B, vuol dire che non la devo eseguire in quali casi? Se A è minore di B o se A è uguale a B. Allora, qua metterò un codice di jump e questo codice di jump salta se, poiché devo saltare se A è minore o uguale di B. Allora, vuol dire che se A è minore o uguale di B, se io faccio l'operazione A meno B, il risultato come sarà? Se A è uguale a B, mi viene il risultato 0. Se A è minore di B, mi viene un valore negativo. Quindi questo codice sarà jump, in inglese on, flag Z. Quindi se è uguale a 0 vuol dire che questo flag è uguale a 1, or 0 per il flag positive. Il processore è in grado di fare tutto, perché quando legge questo codice operativo di jump, questo si chiama salto condizionato, è il processore stesso che capisce che questo è un salto condizionato, va a guardare i valori dei flag perché stanno scritti al suo interno. Se la condizione è verificata, prende il campo operando, che sarà un valore X che corrisponde a questo indirizzo qua, e che cosa fa per eseguire questa istruzione di salto? Prende il valore dell'operando e lo va a mettere dove? Nel registro program counter. In questa maniera, dopo aver eseguito questa istruzione, nel program counter ci troverò l'indirizzo di questa istruzione qua, e quindi la prossima istruzione che eseguirò non sarà questa, che è quella che trovo in sequenza nel mio programma, ma sarà direttamente questa. Allora ragazzi, con questo giochetto qua e i flag ho realizzato in linguaggio macchina un salto. Se invece la condizione non è vera, non salta, e quindi quale sarà la prossima istruzione? Quella program counter più 1, cioè comincio a eseguire questa, e quindi vado avanti facendo tutte queste istruzioni. Ragazzi, poi arrivato qua, che devo fare? Se non ci metto niente, quando eseguite questa, poi comincio a eseguire pure queste qua. Quindi l'ultima istruzione di questo blocco sarà un jump incondizionato, quindi un altro codice di jump che salta a un altro indirizzo Y, che è questo. Per cui, arrivato a questo punto, non guardo niente, metto direttamente l'operando nel program counter e quindi salterò a questa posizione qua. Allora ragazzi, a livello di linguaggio macchina, un costrutto selettivo l'ho realizzato con delle operazioni logico-matematiche sui dati, utilizzando i flag di macchina e utilizzando due codici operativi: salto condizionato, salto incondizionato.
Una volta che ho messo nei flag questa condizione, capisco che devo saltare o no. Se devo saltare, salto qua e vado in sequenza. Se non devo saltare, continuo in sequenza, ma quando ho eseguito questo blocco, l'ultima istruzione sarà un salto incondizionato, perché altrimenti mi farei anche queste operazioni qua. Ragazzi, in questa maniera, in linguaggio macchina, ho realizzato un costrutto selettivo. E se devo realizzare un costrutto ciclico, è esattamente la stessa cosa. Come abbiamo visto prima, i costrutti ciclici c'è una sequenza di operazioni, poi c'è una condizione. Allora, per calcolare la condizione, faccio le operazioni e metto i valori dei flag. Se devo saltare, torno indietro e rieseguo questo blocco. Condizione, torno indietro e rieseguo questo blocco. Se la condizione non è verificata, non salto e vado avanti in sequenza e esco dal ciclo. Allora, a livello di linguaggio macchina, il fatto che i progettisti si siano inventati codici operativi che mi permettono di fare salti condizionati o salti incondizionati e l'uso dei flag di macchina mi permette di realizzare questi tre costrutti fondamentali. Il program counter e il fatto che il modello di von Neumann esegue le istruzioni in quella forma mi garantisce che il costrutto sequenza è direttamente realizzato dal mio processore. I costrutti selettivi li faccio con i salti condizionati e i salti incondizionati, i costrutti ciclici li faccio con i salti condizionati e quindi qua qual è il trucco? Che io faccio un salto condizionato, ma invece di farlo avanti lo faccio indietro e quindi ripeto più volte le stesse operazioni. Beh, allora, abbiamo capito che il linguaggio macchina è dotato di questi tre costrutti, quindi tutto quello che io scrivo in un qualunque linguaggio ad alto livello lo posso tradurre in una sequenza di operazioni elementari in un linguaggio direttamente realizzabile dal nostro esecutore elettronico. Quindi il linguaggio macchina è in grado di esprimere la soluzione algoritmica di un qualunque problema, purché questo problema ammette una soluzione. Ragazzi, questo che vi ho raccontato in quest'oretta è il risultato di anni di studi di informatica teorica. Oggi, per un corso di fondamenti di informatica, di ingegneria industriale, non ci interessa entrare nel merito di queste dimostrazioni, però ci interessa aver messo dei punti fermi. Questi punti fermi sono che il modello di von Neumann è tale da poter realizzare come una macchina di Turing la soluzione algoritmica per un qualunque problema, se questo problema ammette soluzione. Quindi condizione di esistenza. Come faccio a trovare questa condizione? La posso trovare perché il linguaggio macchina realizzato dal modello di von Neumann con questi codici macchina particolari, quindi aggiungendo al set di comandi elementari anche i salti, mi permette di realizzare il costrutto selettivo, il costrutto ciclico, e quindi il linguaggio macchina ha le caratteristiche di un qualunque linguaggio L che è in grado di esprimere in forma algoritmica la soluzione dei problemi. Quindi ci siamo garantiti esistenza e ci siamo garantiti come facciamo a realizzare una soluzione di un problema in linguaggio macchina. Ragazzi, prima che si sviluppassero i compilatori, i programmatori lavoravano così. Io ho lungamente lavorato in linguaggio macchina, cioè uno si faceva la soluzione del problema usando costrutti selettivi, costrutti ciclici del tipo se è vero questo fai quest'altro, ripeti finché non si è verificata questa condizione. Una volta che è stata scritto nel linguaggio ad alto livello, poi me lo traducevo io in linguaggio macchina facendo tutti questi giochetti, andando a studiare i costrutti di quel particolare processore
che utilizzavo per risolvere il mio problema. Ma allora perché oggi non lavoriamo più il linguaggio macchina? Allora, un buon programmatore in linguaggio macchina scrive programmi più efficienti rispetto a quelli che vengono tradotti in maniera automatica. È in grado di sfruttare tutte le caratteristiche del processore e quindi è in grado di fare cose molto efficienti. Ma perché oggi fa sorridere se uno dice programma in linguaggio macchina? O in assembler, che è una forma, diciamo, questo non è quello che vi ho appena cancellato, non è il linguaggio macchina, ma è assembler. Load X, add Y. Il linguaggio macchina metterei i bit che codificano l'operazione di add e i bit che rappresentano l'indirizzo della variabile X. Il linguaggio assembler, poiché i bit è difficile ricordarseli, io scrivo load e poi c'è qualcuno che dice load come si scrive? 0001 traduce load in 0, però quella è una traduzione punto a punto, cioè load è questo, l'indirizzo della variabile X è questi bit, però io mi scorcio di scrivere i bit, non me li ricorderei mai, e scrivo load. Però il linguaggio assembler è un parente strettissimo del linguaggio macchina, è solo una codifica. Ma perché sarebbe folle chiedervi di programmare il linguaggio macchina? Ragazzi, il linguaggio macchina è specifico di ogni singolo processore. Allora, uno per programmare il linguaggio macchina deve conoscere il linguaggio macchina di tutti i processori che usa. Quando avete imparato il linguaggio C++, poi c'è il compilatore, che è lui che si occupa di tradurre il vostro programma scritto in C++ nel linguaggio di quello specifico processore. È un po' come sta diventando oggi la lingua inglese. Se uno impara l'inglese, parla un po', può andare un po' in tutto il mondo. Perché se parli l'inglese è molto facile che ci sia in un qualunque posto qualcuno che traduca le mie parole in inglese nella lingua specifica del posto in cui vado. È la stessa cosa, i processori sono tanti, ognuno con le sue caratteristiche diverse, complicate, vanno studiati, capiti in tutte le loro forme. Il linguaggio C++ è uno, imparate quello, potete parlare con tutti i processori del mondo. E chi è che fa da interprete? Il compilatore che noi studieremo, che è quel particolare programma che si occupa di tradurre le istruzioni che noi diciamo in un linguaggio ad alto livello in una roba di questo tipo che è tradotto in linguaggio macchina e che noi ci guardiamo bene dal voler imparare. Però dovete capire un semplice confronto quante decine di istruzioni elementari procura in linguaggio macchina, quanto tempo facciamo perdere al processore. Quando svilupperete i vostri algoritmi tenete in mente questa roba e mettete sempre il numero giusto di operazioni. Questo è proprio un concetto tipicamente ingegneristico. Se io devo progettare una trave per mantenere una certa struttura, se sono un pessimo ingegnere non so fare i conti, ci metto una trave enorme anche se il carico specifico che deve mantenere è piccolissimo, però così sono sicuro che non cade. Ho fatto una cosa buona? No, non sono un buon ingegnere, non ho saputo progettare quella struttura per il carico specifico che deve sostenere. Se io faccio un programma che deve fare una sciocchezza, ma gliela faccio fare facendogli perdere tempo in 100.000 operazioni inutili, dice quello funziona lo stesso, sì, ma è scritto bene? No, è scritto una schifezza. Allora noi dobbiamo non solo provare a programmare in maniera corretta, ma in maniera anche efficiente, e quindi un minimo di valutazioni. Mentre per una struttura voi facilmente fate i conti, guardo quanto ferro ci metto, quello costa e quindi so quanto. Nel caso di un programma, bene, vi darò delle misure per capire, dati due programmi che fanno la stessa cosa, posto che questa domanda abbia soluzione, e qualcuno ha dimostrato che da un punto di vista teorico non esiste un algoritmo in grado di verificare se due programmi fanno esattamente la stessa cosa. Ma mettendoci nei casi più semplici, quindi mettendoci al di fuori dei limiti della teoria che abbiamo, se devo fare un programma che risolve l'equazione di secondo grado, sono 10 istruzioni, sono in grado di capire se funziona bene o no e se fanno la stessa cosa.
E in questo caso ci chiediamo, chi l'ha fatto in maniera più efficiente? Possiamo avere una misura che ci dice come si programma in maniera efficiente? Questa è la seconda parte che cercherò di darvi nell'ambito di questo corso. Bene, allora abbiamo detto, le caratteristiche di un linguaggio sono... Volete fermarvi un pochino? Beh, fermiamoci un 5.